reale, c'è ancora una targa che ricorda. Arrivava da Antignano, no? Forse la terza moglie. Sì, Caralagosino, come si chiamava? Sì. Caralagosino, la terza moglie, la terza e ultima moglie, sì, tra l'altro, che poi è rimasta. Francesca, no? Francesca, cioè, non Maria Teresa. Attingava la popolazione, gli astigiani, ci siamo stati prima la battaglia di Mentana, quando Garibaldi se le prese sonoramente. Comunque giunge ad Asti nel 67, si innamora di questa signora, lui era medico chirurgo, quindi militava presso Garibaldi come medico chirurgo, però decide di sistemarsi qua proprio per amore, si sposa con la Margherita e comincia a lavorare come medico. A lui dobbiamo la fondazione della Croce Verde. In realtà la Croce Verde nacque effettivamente per iniziativa di alcuni operai della Vetruvia che si organizzarono per dare un primo soccorso, un aiuto agli operai feriti. E Piccinini diede un attimino forma a questa associazione e riuscì a concretizzarla. Però lui è soprattutto...